Ciao amici di Twitch! Scusate ragazzi, oggi che deve essere una live fighissima, incredibile, non funziona la linea, non funziona, non riesco a giocare con loro, è una cosa incredibile. Scusate amici miei, scusate. Allora, vi faccio vedere subito una cosa, così almeno rendiamo la live un po' più interessante. Mi raccomando, scrivetemi ragazzi, così vi posso salutare in live. Allora, eccolo qua. Andiamo a aprire il biglietto giornaliero. Giornaliero, vediamo se vi danno cose fichissime. Dai, 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 dai. Voglio la macchina! Voglio la macchina! Ho i soldi! I soldi! Vabbè. 30.000, buttiamoli via. Io non li butto via. Ok. Allora, andiamo un attimo a vedere. Ah no, una cosa, amici miei. Io volevo aprire insieme a voi. Comprare. Ciao amici miei, scusate, oggi è un po' così la linea che va e viene, scusate, scusate. Comunque adesso, ciao Lucy, grandissima, grazie, grazie. Scusami, scusami, non succede mai che continuo a riavviare le live, funziona sempre tutto bene. Oggi che doveva essere una live incredibile tra amici, fa lo stupido. Comunque, già che sei qui, guarda che cosa compro, guarda che cosa andiamo a comprare, amica mia, guarda, guarda che cosa ti porta a casa il grande Marco Drums Games. Ciao amici miei, benvenuti. Adesso andiamo ancora a provare a collegarci online, eh. Guarda che cosa ti porta il grande Marco Drums Games. È una macchina incredibile, bellissima, è una McLaren al motore BMW, ha vinto un sacco di Le Mans, un sacco di gare strafichissime e noi adesso ce la compriamo. Rullo di tamburi. Vai, vai. 9 milioni e mezzo, ho farmato 3 giorni per comprarla. Sì, è mia, la voglio. Aspetta, che cazzo l'ho usato? Vai. Subbuteo. Bellissimo, sì, coi birillini. Bellissimo il subbuteo. Bello, 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 Lucy. Grande subbuteo. Mamma Lucy, cosa sono contento. Mio Dio, ma quanto è bella! È vero, Lucy? Oh, adesso sono veramente felice. Allora, compriamo limitatore della potenza. Bellissimo, eh? Fantastico. Sì, Subwoofer è fantastico. Ne compriamo. Sai che cos'è? Vintage. Allora, essendo vintage, te lo fanno pagare uno sproposito, anche magari senza senso, la cosa. Perché adesso va bene tutto, ma. Ok, e andiamo a comprare un po' di cosettine, di cosettine. Allora, angolo di sterzata. E basta perché insomma, no, io dovrei comprare anche le intermedie, sinceramente, però le compriamo dopo, non ci ho voglia di spendere altri soldi, io, perché farmare è bella tosto, eh. Allora, proviamo una volta la lobby, se non funziona, che non riesco proprio oggi a giocare la collezione costosa, eh sì, hai ragione. Il collezionismo è andato anche, credo, al di fuori di ogni logica, nel senso che essendo tutta roba vecchia che non viene più prodotta, che non si riesce più a trovare, ognuno dà un valore che vuole a quell'articolo. Quindi puoi trovare la persona onesta che ti dice: ok, dai, esempio Subbuteo o anche il Monopoli, quello vecchio, che te la fa a, non so, 30 euro. Una volta cosa costava? Beh, a parte che costa nuovo 30, te 70 euro. E uno dice: sì, è tutto perfetto, la confezione è integra, ci sono tutti i pezzi, non sono rovinati. E uno sta lì 60-70 euro, è più una cosa di averlo, capisci? Più che se no te lo vai a comprare il Monopoly quello nuovo, è nuovo, fatto bene, tutto quanto. Poi c'è invece quello che si vuole guadagnare l'esasperazione, che ti chiede magari 250. È un po' come le PlayStation 5, no, Lucy? Che non ce n'è, non riescono a produrne tante, non riescono a produrre abbastanza PlayStation, neanche Series X comunque, perché non è che sì, c'è sempre l'esagerato di turno, c'è sempre il pignolo, no? E come le PlayStation 5 che non ci sono, quindi
Che cosa hanno fatto poi gente che sapeva di questo e lo sapeva prima di noi, perché chiaramente noi sappiamo le cose solo dopo. Le ha comprate tante e se le vende a 700-800 euro senza una motivazione, capito Lucy? Cioè, perché va bene tutto, ma 700 euro per una PlayStation che costa 500 non va bene, non va bene. Dopo io capisco che certi l'hanno comprata lo stesso, perché è veramente una cosa figa e non volevano rinunciarci e tante cose così, però capisci anche che sono un bel po' di soldini, sono un bel po' di soldini. Allora, andiamo a correre un po' con questa mitica macchina. Non riesco a giocare con loro, però possiamo anche entrare in party, così almeno, almeno li sentiamo, ecco, almeno sentiamo i nostri amici. Ok. Andiamo a correre un po'. Ciao amici miei, niente, ci ho rinunciato, mi stavo bloccando ancora e rimango fuori, non so cosa dirvi. Mi sentite, raga? Sì. Grande. Voi state correndo? Com'è? Mi raccontate che io non sono dentro? Tu non puoi neanche vedere qui. Eh no. Se potevo vedere era una Condivisione figata. schermo. Ah, condivisione schermo. Ma io non posso farla live. Perché me l'avevi detto tu quello della condivisione dello schermo, né? Giusto, l'altra volta? Con Morris, ok, e l'ho fatta e vedevo lui, Sì. però non mi chiudeva la live. Peccato che non riesci a entrare, sennò facevi il commendatore. Però aspetta, effettivamente forse ha ragione, perché no, se io metto la condivisione di uno schermo di voi, mi toglie Puoi metterla in sovrapposizione. Eh sì, no, ma non lo fa E vedere fare nella la live. live. No, la fa vedere lo stesso. Mi toglie il mio monitor, mi toglie il mio webcam. No, no, la metti il quadratino. Ah, cosa fa di... Madonna, è stato Guarda, troppo bello questo. guarda come viaggio, Lucy. Oh, raga. Sì. Sì, 55 No, no, Sony, sì, io compro solo no. TV della Sony. Benissimo. Diciamo che adesso sono usciti gli 8K, ma non la mia. Oh, scusami, non volevo toccarlo dentro. Davvero, non volevo toccarlo dentro. Scusami, scusami, però mi ha fatto girare. Bello. Bello di mamma questo qui. Allora, praticamente. No, quando fa così sto gioco è incredibile. Ci sono gli 8K, ma secondo me costano troppo e non ha senso comprarli adesso, perché comunque i giochi vengono fatti malapena in 4K. Ragazzi, indovinate cosa ho comprato adesso? La McLaren da 9 milioni e mezzo! Buttare via i soldi. Sai quelli che hanno i soldi in mano e fanno così con la mano, no? Sì. Proprio scialla, raga. No, ma fa paura, eh. Oh, un Phil, fa paura, eh. Mamma mia, sta incollata. Sono al Nürburgring adesso per farglielo vedere alla mitica Lucy e gli amici di Twitch. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Ma, cioè, non... Mi sono girato due volte, ma non è per la macchina, sono io che sono andato un po' sul cordolo, un po' sull'erba più che altro. Infatti Ciao sto amici. trovando benissimo. Ciao amici di Twitch. No, ma non sto sulla cosa, sulla Huracan, sulla Lamborghini, sono sulla McLaren BMW. BMW. Ciao amici di Penso che Twitch, ci si può benvenuti ragazzi. fare un 54, non dire si può fare. Ma state correndo o state Aspetta. facendo... Oh, scusa. Prego. Ah, state facendo la gara proprio. No, 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 Ah, no, ok. I sì, sto tempi adesso. solo... Volete fare la gara? Abbiamo la gara? No, Abbiamo! noi facciamo un paio di giri. La Non ho faccio ancora iniziare? concluso un giro io. Madonna. Esco sempre fuori.
Oh, non sono dentro io, non puoi darmi la colpa a me oggi. No, ma è colpa di Shatter perché ha bucato le gomme. Sì, sì, Luci. Devi aspettare, guarda. Sì, devi aspettare un... È appena uscito, se vogliamo proprio essere sinceri, perché è uscito un mesetto fa, però che cali di prezzo Gran Turismo 7 devi aspettare un paio di mesetti, almeno, almeno. Sì. Volete che sono dentro della gara, È un attimo, finisco il giro. Ah, ok. Quindi sì. Oppure Lucy, puoi trovare un amico, un parente, qualcuno che c'ha la play e te lo smazzi. Se ti passi. Di questa la metà. Oh, adesso hanno un po' buttare con la gente adesso. Eh sì. Purtroppo un paio di mesi, perché sai, appena escono i giochi. Oppure trovi qualcuno che ti fa quella cosa lì. Io già lo condivido con mio figlio, quindi abbiamo già. Perché una condivisione te la fanno fare. Allora, in teoria dovrebbe essere familiari. Però. Io la condivisione con mio figlio, quella PlayStation 4 Pro, perché di PlayStation 5 non se ne trovano neanche a pagare, sinceramente. Quindi... Shatter va lungo. Shatter va lungo, è bellissimo. Ok, eccoli lì, Lucy, dai che li becchiamo, dai che li becchiamo. Allora, sta pista è il Nürburgring Nordschleife, come dice il mio amico Kevin che è in party, che è una pista incredibile, dove fanno i record tutte le macchine, tutti vogliono avere il record su questa pista, perché è veramente una pista guidata, difficile, veloce. Ed è veramente bella, vedi quanto è bella, lunghissima, poi è difficile anche. Oh mio Dio! Ed è veramente difficile. Bisogna concentrarsi non poco a fare il Nürburgring. Kevin! Fino vuole fare il trick. Kevin! Mi dici per piacere una volta come si pronuncia giusto? Cosa? Dai, è sempre quello che ti chiedo, il Nürburgring. Nürburgring. E nord? Tutto, tutto. Nordschleife, vedi? Che è il tedesco, è grandissimo. Senti, sei giusto. Nürburgring e Nordschleife, giusto? Sì, sì. Grande Brahms. Phil, ti sei tu? No, Phil non ce la fa fare un giro, dai. Grande. No, ma adesso sto facendo cazzate. Ah, ok. No, io non vi vedo, ragazzi. Purtroppo o parlate voi mentre giocate e vi faccio una mega telecronaca indifferita, o... Non posso sapere cosa combinate voi. Adesso vuoi, faccio la diretta e vedi la mia diretta, così puoi fare la telecronaca. Caspita, dai, dai. Un po' lunghetto, è un po' lunghetto, Marco Grassi. Allora, possiamo fare un'altra pista. Ti faccio vedere un'altra pista, eh. Lucy, guarda che bella. Siete pronti? Fatemi sapere. Cioè, vai. Ti faccio vedere un'altra parte del gioco, che Lucy, che ti farà innamorare. Guarda qui. Ti faccio vedere il replay. Non lo vediamo tutti i 7 minuti, ma ti faccio vedere un pezzo di replay. Madonna, ma quanto è bella sto game. Ma quanto è bella sta McLaren. Cioè, io... Vedendo il replay così, Lucy, penso che questo gioco qui è quasi realtà. Quasi realtà. Non ci siamo ancora, eh. Ah, ecco perché mi sono inchiodato, hai visto? Era colpa della onda. Era lui che si è girato ma proprio dentro. Adesso abbiamo scoperto la canna perché mi sono inchiodato. Comunque questa onda è fantastica, eh. Tutta una onda lì non è molto, Questa onda qui mi piace, la onda quella blu. Ti piace, Lucy, la onda blu? Questa è bellissima, la 9 milioni e mezzo. È veramente... costa anche così tanto perché sono auto storiche. Vediamo un attimo, penso a vederla diretta. È sempre sul canale YouTube, vero, Phil? Twitch. Se tu mi hai dato il tuo canale Twitch, eh? Sempre Filbo?
No, no, Ripe Sport Digital. Vediamo se vediamo. Ecco. Infatti io non mi ero iscritto, mi sono iscritto adesso. Allora, intanto che noi corriamo, vi faccio la telecronaca della gara loro. In prima posizione Morris, grandissimo, ma non è... Maurizio! Ma non siamo ancora in gara. Ah, ok. No, non siamo in gara. Allora, caspita! Allora, poi il grande film. Ottima telecronaca. Iniziamo bene. Iniziamo il massimo, proprio. Over the top telecronaca. Sono già bombato con le pizze. Bravo, bravo, bravo. Anche col panino, se vogliamo essere sinceri, Ok, poi vedo. Filmo. Poi vedo il Charder e poi vedo il Kevin. Però il giro veloce ce l'ha Kevin, ragazzi. Sì. Grande Kevin. Che peccato che non riesco a entrare. Io comunque adesso provo a vedersi riesco a entrare ancora. Tanto non siete in gara, state facendo ancora. Non dire false posizioni. E vai, Charder sta correndo scrivendo, Quindi attenzione che tra un po' Charder farà il tempone. Farà il tempone, perché quando scrive e corre di solito va forte. Ok. Io volevo provare questo capolavoro di ingegneria. Anche intanto stiamo vedendo Phil con la Subaru, Mizzo. Penso. Ah, la Mizzo. Ok, con la Mizzo, Ci sta. Ti voglio far vedere la Sardegna. Caspita, quanti cavalli ha sta macchina? 883. No, ho preso il cordolo. Che palle. Allora, chiusure. Quanti ne ha adesso? 150. Perché dovrei stare sotto gli 800, Ok, voglio provare a farla una gara, una garina con questa qua. Siamo al campionato World Tour in carcere, 800, 15 giri, vediamo un attimo se riusciamo a farla, vediamo se riusciamo a farla. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Questa è un'altra pista, Questa è la pista della Sardegna, amici miei. Mi ha bloccato, signori, Gallo mi ha bloccato. Che barba, volevo fare la gara con voi, raga. Perché proprio a me non funziona? Ma abbiamo giocato già insieme. Fare Charter? Vabbè, proviamo tutto il giorno, dai, poi adesso anche Maurizio deve andare tra un po' a lavorare. Sta tutto il giorno a provare a entrare. Mi lasciate quando andava. Mi ricordo io sì, però ha provato a farla lui prima e io non entravo. Ma
ciao amici di Twins, benvenuti ragazzi e ragazze. Anche perché volevo entrare con i miei amici a sporterlarli un po'. Mi manca un po' le sporterlate. Infatti quando sei tubato senza sporterlato. Vedi, ma è noioso. Ci va qualche sportellata quando uno sta vincendo magari, così tanto per. Io sto provando invece la Sardegna con la BMW McLaren, Viaggia, però è giocata proprio, Non è facile. Però è un mezzo paura, Ragazzi, fa paura a McLaren. Oh! A Mauri però. Sta tamponato. Hai visto, No, che devo tamponato. Ho parlato di tamponamento. Ah no, scusami, sta scollegato lo sterzo. Ah, era lì fermo. Grande. Siamo alla Sardegna ragazzi, alla pista della Sardegna. Macchina vecchia, infatti le marce ce le ha manuali, non ha il selettore dietro il volante, però viaggia. Allora, consumo gomme 10 giri, abbiamo messo molto economico, se no andavamo anche molto più veloce. Ma freni su, mi ha frenato in curva, in piena curva, dai, ma non è possibile, questo mi stringe adesso. Fammi passare. Allora che dite ragazzi, facci partire? Dai che adesso ci fermiamo un secondo e commentiamo la gara, raga. Commentiamo la gara dei mitici ragazzi. Anche se effettivamente il commentatore ufficiale è Phil, perché era bravissimo. Ci metteva l'enfasi giusta, sembrava quello della... Come si chiama quello di Bulli? Amici, esatto. Spettatori, la gara che si sta per postare davanti ai nostri occhi. Phil, fa lui mentre Marco, corre. No, noi. E come faccio io? Non lo faccio così bene. Non sono capace di parlare così. Mauri, piano ragazzi. No, l'avete tolto. Cosa è successo? Io sono uscito fuori, ormai non l'arrivo più. Se tu entri dentro di un missile. Oh, allora, vediamo. Allora, è partito Kevin. Ho visto un contatto, ragazzi. No, qui è da rifare. Secondo me, qui è da rifare. Fatela partire subito, perché così non è bello. Allora, come mi dao? No! Kevin, io sono la macchina di Phil. Allora, in questo punto Kevin lo vedo un po' ubriaco. Questo è pendato sta gara. Ma perché la mia macchina? Chi è questo? Morris? Dov'è Morris? Può risaltare? Ma cosa è successo? Però. Kevin è andato fuori. Ragazzi, attenzione! Kevin è uscito. Allora, il mitico Sharder con le gomme bucate è comunque sempre in prima posizione. Non si riesce a capire come mai con le gomme bucate va così veloce. Che il maledetto tira sempre forte. Sì, infatti. Ma la mia è come se gli manca una marcia. Perché? Mi passa i 2.10. L'hai scassata? Ma prima andava giusto. Perché hai tonato. Tra un po' ti si aggiusta, vedrai. Perché? Perché? Perché fa sempre così sui danni. Già sono ultimo, però non mi cammino. Che bello. Bellissimo proprio. No, non va. Come se sto cambiando di terzo. No. Ah, ma perché? Io non riesco a passare i 200. Fa i danni così. I danni sono fatti così, Phil? Quando fai il botto? Non so, in teoria dovrebbero dopo un po' tornarli normali.
quindi non ho idea. Se no c'è l'impostazione senza danni, allora bisogna fare così. Ah, vedi, non va. Dai, famo che questa l'ha vinta Sharder e rifacciamola ripartire, dai raga. No, non fa. Ma prima però, prima che facevi l'incidente era giusta? Andava? Sì, non riesco. Okay. Ma vedi a sinistra dove ci sono le gomme? Se ti dà danni e robe rosse. Allora un problema. Si è bugato. Se va benissimo fino a 200 e poi non va più. Ebbene, se vai a 200 non va più, sei ultimo, il rettilineo lì è gigantesco. Sì. Come fai? Vedi, non va, niente. 212 ha toccato. 212, vado io in bicicletta. Su quella pista lì che c'è un chilometro di rettilineo, 212 praticamente ti doppiano penso in 4 giri. Se faccio un'altra botta forte si ripete e prova, dai, butta fuori Sharder. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. No, davvero? Oh, sì. come mai non sono dentro, ragazzi, una cosa bellissima. Cosa ti stai prendendo? Guarda. Mamma mia. Ma no, me lo sto vedendo un po'. Sto vedendo. Che botta! Ah, che no, lei si è andato dietro al sederino. Dai, Sharder non è in chat, se no sentivi come. No, ma gli ho lasciato la posizione. Bravo, che non è stata giusta. Sì. Beh, se lo facevo io non te la lasciavo. Questi sono piccoli errorini di gara, ragazzi. Piccoli errorini di gara, eccolo lì che è passato. Sì, l'ho visto adesso. Però fa ridere, fa ridere. Più 5? No, 12 giri, 15. Quindi, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo correndo con questo bolide, adesso vi faccio vedere, È veramente incollata al terreno, ragazzi, guardate che macchina, 9 milioni e mezzo, l'ho comprata prima, Se volete vedere il momento dell'acquisto andate pure a guardare il video, però c'è stato un problema che ho dovuto riavviare due volte questa live, quindi non so se c'è, se riuscite a vedere il momento proprio che l'ho comprata, Ma come viaggia sto macchinetta qua? Te lo dico, avrei dovuto dargli paga. Ah, MG. È una Mercedes, Come viaggia la Mercedes? Come viaggia la Mercedes? Dovrei capire che Mercedes è, perché comunque. Oh! Ma dai, ma mi è venuto addosso! Ma sei stupido, bot! Ragazzi, vi saluto, devo chiudere. Ciao, no, Maurizio! Grandissimo! Ciao, caro! Il bot che vi butta fuori, raga. Incredibile, mai vista una roba del genere. Ma sarcasmo? No, mi ha fatto arrabbiare. Che sarcasmo. Questo bot stupido. Oh, l'ho passato bene, non l'ho toccato dentro né niente. A un certo punto sul dritto mi hanno fatto girare. Che pezzo di. Di fango. Ciao amici di Twitch, ciao grandissimi, iscrivetevi, almeno vi posso salutare in live, amici, Allora, adesso mi sono deconcentrato, scusate raga, Adesso facciamo un giro giusto perché qua comunque Kevin è fattibilissima, ok, anche con questa macchina qui è più sì, no, no, i tempi sono un po' più alti, Ah, beh, sì, okay.
Adesso vediamo però alla fine della fiera quanto riusciamo a fare. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Ve la tengo un po' fuori, così ragazzi vedete quanto è bella la macchina. E anche alla fine quanto è bello il gioco, perché no, troppo corto, troppo corto. Si può tranquillamente anche vedere da fuori, Dopo ragazzi provo ancora a entrare da voi, anche se credo che non c'entra niente, perché non... Il problema non è Maurizio, il problema è io e Kevin, mi sa. Ti ricordi Kevin che c'era un altro gioco che non ci faceva entrare? Incredibile. Allora, questo qui ragazzi è un modo per fare 725.000 crediti in una 25.000 di minuti. Che poi non voglio disturbare Phil che sta correndo, ma eri riuscito a farlo Phil? Sì. Ok, perfetto. Dopo ho sistemato tutto la fine. Era le marce sono balorde, se non fai giusto quello che ti dice lui non rientri nei pipì. Sì. Punti prestazione. Però sto vedendo che con la macchina da 9 milioni e mezzo la McLaren BMW è easy anche con questo, Ci metti più tempo perché vabbè la Lime è un bolide, un proiettile. Io normalmente invece di Twitch quando devo fare gare così lunghe e fare le live metto il cambio automatico, ma poi mi dimentico di cambiare. Però se volete fare una cosa fichissima dovete usare il cambio manuale, che potete cambiare voi quando volete, come volete. Io voglio fare dei video sulle varie impostazioni che farò subito dopo questa live, e posterò sul mio canale YouTube. Quindi seguitemi sul mio canale YouTube, amici miei, per tutte le impostazioni e per fare questa gara easy. 725.000 easy. Senza tanto sbatti. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, buona domenica pome. Altri 4 giri di benzina, amici. Un po' di erbetta, l'erbetta non fa mai male, Allora, recuperiamo ancora un po' di secondi, perché 21 non lo so che riusciamo a entrare per uscire. Stanno ancora in prima pole position, ho ancora 3 giri a sopra, devo correre forte. Come va la gara ragazzi? Benissimo. Chi è primo? Sono concentrato io. Sì, Andy. E vado a vincere! Dai, levita!
Grande sì. Kill! Scusa, non sapevo che eri primo, ti ho distratto prima con a farti rispondere alla stupidata. Infatti non parlavo perché ero concentrato, ho detto qua se sbaglio una minchiata Shatter mi fucila, eh sì. Grande, grande. Perché era ben incollato, no, dietro. Solo che ho preparato la macchina per il pezzettino misti, no? Ok. Magari nel rettilineo mi dava via, però nel misto li davo di brutto. Li dai via tu e sei riuscito. Bravo, bravo. Bravo, bravo. E io purtroppo sento girare troppo. Se però io mi devo qualche sportellata, ragazzi, Quindi ma forse sei più veloce, quindi. Lui è più veloce. Sì, Pellegrini. Lui è molto veloce, però dai. Beh, ci sta, c'è una gara, può arrivare primo, può arrivare ultimo. L'importante è divertirsi, raga, come dico sempre io, che l'importante è quello, poi. Non volete rifare? Possiamo fare anche un Interlagos Interlagos 20 con giri consumi 50 gomme senza gomme con i cerchioni no, 20 giri no, troppo per me. Mettine 15. Con i cerchioni però, raga, dovete correre con i cerchioni, vediamo se ce la fa. Interlagos è un minuto e qualcosa, Kevin, un minuto e 50. No, è 35. 35? Sì, dai 30 se sei bravo, hai 40 se sei scarso. Io farei fino a 2 minuti e mezzo scarso, non darei scarso uno del 47, sinceramente. Ciao amici di Twitch. Destinatura Bobby, fidati. Non ero io il lobby, facevo la lobby da fusciata. Charter lo vedo io nella mia live, che mi scrive. Charter, dicono di fare la lobby nuova. In teoria ci sei. Sì, sì. Qua non mi ricordavo, raga, che devo frenare, scusate. Comunque, Kevin, al decimo giro, all'undicesimo devo fare la benza e ho 50 secondi. Ce la faccio a stare davanti? Ma su che pista sei? Sardegna. Con la McLaren BMW. No, McLaren BMW. No, Sardegna quella pista. Che è quella che ti ho fatto qualche video con, per farmare. È solo che adesso ho visto che ho comprato questa macchina a 9 milioni e mezzo, ho detto aspetta che voglio andare a vedere un po' come viaggia, e viaggia tanto, nel senso. Sì. No, non fai i tempi di quell'altra perché quell'altra è un bolide proiettile, quindi quell'altra praticamente lo fai in meno tempo, ecco, però questa è giocata proprio. Quanti DCS usate? Cioè, che livello DCS? Zero. Lui a 0, c'è anche 0-1 lui, non so, 0-1. Si vede un po'. Interlagos, ma che impostazioni devo fare? Ciao amici di Twitch! Mentre se no la faccio io, aspetta. Comunque ti sente, se parli ti sente. Sì, lo so. La fa Phil, vediamo se riuscite a entrare da lui. Prova a vedere se riesci a entrare anche tu. Sì, adesso entro. Aspetta. Si fa la te. Crea. Tanto guarda, io comunque dei 4 giri devo fare, non è che sto qua a buttare via mezz'ora. Quindi appena finisco, intanto voi girate un po', giusto? Fate 3-4 giri a girare. Questa macchina veramente quando questo settaggio sta uragan. Bella? Sì? Allora dopo devo fare i filmati dei settaggi. Devo fare anche i filmati dei settaggi, dico io, così almeno facciamo prima di tutto viaggiare bene la gente e poi non li fa nessuno, quindi.
Ma te l'ho detto, li farò come ti dico io. Allora, vedo il grandissimo Phil che sta mettendo danni. Cos'è che sta mettendo qui? Auto riduci? No. O sai che sto perdendo la vista? Realistici? Ridotti? Ah, guarda che ti vedo, eh. Ti vedo, eh. Sono, ti sto vedendo, eh. Ah, vai, tra l'altro. Ti sto vedendo, 15 giri facciamo, no? 15 giri, 15. Ok, facciamo ciò per riposo. Allora, praticamente, Kevin, loro fanno due soste e io ne faccio una, quindi praticamente si vince no, in questa macchina. Comprala assolutamente, Kevin. Perché ho quel vizio. Cosa devo comprare? La McLaren BMW. Due carri da fare. Sì, quella da 9 milioni e mezzo, sì. Si vince easy, questa qui della Sardegna si vince easy, proprio senza sbattimento anche con questa. Adesso ti dico il tempo totale però, perché se vale la pena... Io faccio 22. Adesso ti dico, no, io sicuramente un po' di più perché ne ho fatto un po' di più, sto fermo. Tu 1.46, ecco, faccio più o meno. Intanto, no, io quello lo devo ancora impostare sul volante, dov'è? Allora, guarda se intanto che stai partendo, Kevin, magari di entrare un attimo nella live e vedi il giro con questa macchina qui. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Grandissimi. Buona domenica a Pome. Se siete iscritti, grazie. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Grandissimo, ragazzi. Ci corre, si corre. Lunedì sera con Morris facciamo Warzone. Oh, e vediamo se riesce. Grande. E vediamo se riesce a entrare anche la mitica Lucy Lux a giocare con noi, facciamo una mega live di tutti. Oh, con Phil veloce, 2 secondi, neanche. Ma che te devo dire? Sarà un'impostazione nostra, che te devo dire, Kevin? Cioè, non è che faccio niente io, Anche l'altra volta abbiamo giocato insieme, Charder, Phil e Maurizio, cioè, non è che non siamo mai riusciti. Tu non c'eri, che non giocavi, che giocava tuo fratello, e noi siamo entrati bene, tranquilli, senza problemi. Anzi, usciva, cambiava la pista, entrava. Cazzo, ci sei dentro te, io e te. Io e te siamo un problema. Ma secondo me sì. C'è qualche impostazione. Ti ricordi quando con Ale, Henry, che a volte non riuscivamo a entrare, io ero Fastweb, lui è Fastweb, non ci facevano giocare tra noi due che eravamo la stessa... Non so, ci sono delle impostazioni strane. Solo che ho provato prima a cambiarle, ma mi ha incasinato il modo. Sto cosa che sarebbe quella che hai messo, Vittorio, le solo il peso e la velocità, giusto? Ho messo cambia completamente. Sì, perché l'ho messo così e bilanciato con tutti, che magari se uno ha la macchina che overpower rispetto agli altri, la bilancia come tutti. Ma è buono. Così se almeno facciamo la gara, la facciamo la pari e non uno che corre come pazzo e gli altri vanno più lenti. Uno che vai in rettilineo e non lo prendi neanche morto. Non è bello. No, boh, ma alla fine comunque la Lamborghini ha sempre più spunto. Quella che uso io, la Mitsubishi, è sul misto. Quindi in base anche a quello che vuoi usare... Qua è anche strategia, perché devi sapere il consumo del carburante. Certo. Te la giochi, così te la giochi, tu vai sul misto di più, loro sul rettilineo, te la puoi giocare, se no è come dico io, allora sportellate. Se uno va più veloce, sportellate. La prima volta che faccio sta pista. A Interlagos non l'hai mai fatta? No, su Brasile. Ah, il Interlago si è tosta, Sì. Non l'ho mai fatto, sarà un po' tostino. Te Formula 1 l'ho giocato, Formula 1. È un po' diverso qua però. Quindi. Lo so, quindi problema. Se lo potrei fosse l'ultimo. Ciao amici di Twitch, siamo in collegamento con gli amici online. Okay. Però non riesco a giocare con loro oggi, ho optato per correre e fare 800 milioni con questo bolide. Guardate un attimo che bolide ho in mano. Ah, sbagliato. McLaren BMW, ragazzi.
è una GR1 credo questa qua, vero Kevin? È una GR1 questa qua? GR2 la 2? La McLaren? Sì. 9 milioni e mezzo per una GR2. Quella è un'auto che ha fatto la storia. Eh sì, è vero. Per quello costa così tanto. Sono dei 20 milioni quell'altra, invece. Beh, l'altra auto è CIV, è un cesso. Comunque sì, nel senso, la storia proprio dell'automobile è bella vera, ma... Che è sto giro, da mano? Non credo che ci vai a correre con la 8C del 1930. Invece qui tra quelle che mi ha messo c'è una BMW che viaggia da paura. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora, qui non c'è cose strane, siamo tutti con ognuno la sua macchina, solo che la mia è quella da 9 milioni e mezzo che vendono che stanno vendendo adesso nelle macchine storiche, e sono riuscito a comprarla farmando un bel po', e quindi ho comprato questo bolide. Adesso volevo comprare la Zonda, la Pagani. All'ultimo giro, strategia incredibile, no. Proprio all'ultimo giro incredibile strategia box, proprio lavora alla grande. Allora, vediamo un attimo ragazzi quanto ho fatto. Comunque i tempi miei sono 1.47-1.48, sono abbastanza regolare su quelli. Non miglioro, però non è tanto bella questa cosa. Oh, non si vede quanto ci ho messo. Aspettate che voglio spostare un attimo la visuale, eh? Un secondo solo. Ho 1.35 ho fatto, sto girandolo, Cazzarolo. Allora, 27 Kevin. 2 minuti in più ci ho messo rispetto a quell'altra, però giocandola bene qui, eh. Non è male, non è male sta macchina. Vediamo un pezzettino di replay, ragazzi. È bellissima sta macchina. Metto un po' avanti, è una cosa incredibile. Oh, guarda, ci che bello. No, no. Poco il cordolo che ci calza anche. Un po', eh. Ah, no, il cordolo con la Lambo non puoi. Con la Mitsubishi, la Subaru o la Peugeot puoi farlo, però io la Peugeot non la sopporto, la Mitsubishi è bellissima. Io non mi trovo. Questa pista qua va bene la Mitsubishi. Io la Peugeot non... No, la migliore secondo me è la Peugeot. Sì? Puoi fare un tempone con la Peugeot. Sì. Ah, sì, scusa, hai ragione. No, io la Peugeot non la sopporto, ragazzi. Guidata. No, non è che ce la subisce la Subaru. Yeah.
Allora, è vero che la Peugeot è veloce in ultimi, con le curve di ultimi. Ah, mi sono mangiato il tempo nell'ultima curva. Che palle, sempre quella. Vediamo un pezzo, ragazzi, dal dentro e poi andiamo a correre. Vogliamo vedere se riusciamo a entrare online. Lì sì, lì sono stati contenti. Beh. Adesso già va bene. Quella la rocca hanno paura di passare volte. No, 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 viarti, Kevin. Io ho fatto 1.34 e 160 fatica proprio. No, sono qui. Sto scrivendo. Strano, ciao Pierpaolo! Stavo scrivendo a un ragazzo per poter fare le live insieme, che ci vuole OBS, però io ho comprato la Elgato e tutto quanto. Quando poi la metto e vado a streamare si vede a scatti. Quindi non riesco a capire se è una questione di settaggio, no? Phil, che il settaggio proprio di OBS, di tutta la. Perché ha un sacco di robe da settare, bisogna essere sinceri, c'è tante cosine da settare. Io ho provato a vedere un po' di video in rete, ma non ho provato, ma non ho risolto niente. Oppure è una questione che il computer non ce la fa stare dietro alla webcam, alle immagini che arrivano, a tutto. Ciao amici di Twitch, grandissimi! Allora, ragazzi, dissociatore, andiamo a comprare una macchina? Dai! Ho preso 800.000 da questa gara. Allora, andiamo a vedere un attimo le macchine. Andiamo a vedere un attimo se possiamo comprare qualche macchinina. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Andiamo a vedere se c'è qualche bella... sì ragazzi, ho messo... Ciao amori, ciao dalla grigliata. Grandissimo Andrea,
buona grigliata, ragazzi, mangiate una salamella, una bella costina, le patatine fritte, tutte belle con le mani, eh? E io vi penso, sono lì con voi nella vostra grigliata, grandissimi! Che bella la grigliata, ragazzi, grandissimo Andrea, sei un grande! Oh Andrea, ho provato a fare oggi la mega live con gli amici che sono in party, stanno facendo la live e io non sono riuscito a entrare, è una cosa incredibile, 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 però vabbè, facciamo finta di niente, dobbiamo fare una mega giocata insieme, eh? Anche i miei amici che sono in party vogliono giocare con voi, ragazzi, ve l'ho detto, ragazzi, c'è il mio amico Andrea, è venuto a trovarmi in live, che lui ha un gruppo di un bel po' di gente, che giocano già a Gran Turismo, sono bravi, quindi vediamo di organizzare anche qualche giornata così, facciamo una mega 10, 12, 13 persone, ok? Ve lo dico già così, vi do in anteprima che stiamo organizzando una cosa fichissima. Intanto compriamo questa Silvia che secondo me per andare a fare la spesa ci sta, eh? Ci sta, ci sta. Questa bella Silvia DK Dia Selection del 90, vuoi usarla? Assolutamente no, credo di non usarla mai in tutta la mia vita. Comunque ragazzi sono uscite le macchine nuove, eh? Ciao comunque dalla Grigliatozza, grandissimi, grandissimi ragazzi, siete tutti dei mitici. Sono uscite due macchine nuove. Usi l'automatico? No. Oh, guardate questa BMW. Mamma mia, 3.0, modello però molto... No, io uso l'automatico, lui no. Anche se ultimamente sto usando anche il cambio manuale, Batmobile. Ragazzi, sto comprando una BMW 3.0 CLS del 73 Batmobile. Vi dico che ci sono le macchine nuove da comprare. Vediamo un po' l'amico Shard. Allora, vediamo un attimo. Le abbiamo comprate tutte. Ragazzi, ho comprato anche questa Lambo, eh. Ho comprato la Diablo, ragazzi, tanto per farvi capire, la 8C competizione. Sì, sono uscite le macchine nuove, ragazzi, se non siete andati a vederle, amici miei, ci sono le macchine nuove. Ciao amici di Twitch. Oh. Charda con la seconda lì e dopo subito la terza. 20 milioni, 11 milioni. Devi uscire in terza, quarta. Queste le abbiamo comprate. E dopo buttare la quinta quando arrivi fuori. Milioni Mercedes. Questa l'abbiamo comprata, 20 milioni, una cosa incredibile, questa l'abbiamo comprata, ragazzi, questa l'abbiamo comprata, 5 milioni, questa Aston Martin Caporal, è un aborto di macchina, ecco. Andiamo a vedere di fare un po' di shopping, dai, con 3 milioncini. Allora, io... Ciao Maurizio, grandissimo! Allora, non siamo ancora riusciti a giocare insieme, è una cosa veramente incredibile. Io volevo comprare un po' di macchinette. Magari Prima, seconda. Sharder. Ah, questa ce l'ho. Terza, butta dentro la terza lì. Mannaggia, santo, ma un cazzo adesso. Che palle. La Shelby non ce l'ho, eh. Questa che cosa cambia? Ah, perché questa è GR3. Questa ce l'ho. Ma non ti piace la pista? Vuoi che cambiamo? No. Questa è la G Race Car 2018, eh? Allora, c'ho la... scusa Kevin. Ha detto scusa Kevin Sharder, probabilmente ti è andato addosso. Perché? Non lo so. No. Sì, gli ha fatto la manovra del poliziotto. La manovra del poliziotto non l'avevo mai sentita. Qual è che è? Boom! Quella che ti mettono un busetto nel culetto e ti fanno girare fuori. Sì, lui ha pensato di essere andato fuori, in realtà l'ha buttato fuori lui. Shard, no, cosa mi convinci? Ce l'ha del sangue Shard con la manovra. Ce l'ha, ne la fa sempre. Me, qua. Lui di nascosto è un poliziotto. Grazie. E viene qua e dice: questi corrono troppo, mettiamoli la multa. Sì, non si fermano, prendiamoli. Li prendiamo da dietro, che tanto non si accorgono. Io mi guardo dalla mia macchina. Oh, grande Maurizio, ci sta guardando dalla macchina Maurizio, grande. Allora, ragazzi, la Viper GT3 secondo voi è buona o fa schifo? Va bene. Solo va bene, che è molto scorbutica. Se non la sai tenere,
è un disastro. Parte dietro. E invece la GR4, secondo te? GR4 è meglio forse che la GR3? Uguale. Cambia 100.000 euro la differenza. Ma sì, dai, compriamoci sta Viper, chi se ne frega. Ma stai provando ad entrare almeno, Marco? Eh sì, ancora. Sul monitor della macchina, ho provato prima di andare a comprare le macchine, ma mi dà lo stesso problema. Non c'è niente da fare, ma penso che perché c'è dentro Kevin. E prima che mi si inchioda ancora tutto l'ambaradan come prima. Oh, Pellegrino. Infinity, guarda che bella sta Infinity. L'hai vestito troppo. Sì, lo so. La Tesla, devo comprare la Tesla, ragazzi. No, dai che ci compriamo una macchina. Troppo, lì devi allargare. Una la Tesla, come la compriamo la Tesla? Nera, ragazzi, nera o bianca intanto, la Tesla? Vedi che c'è dietro il Sharder che ti ha raggiunto lì. Nera. Perché lì hai perso troppo, non che è stretto, no? La Tesla, ragazzi, andiamo a provarla. Andiamo a provare la Tesla. Ma non va un cacchio con la Tesla. No? L'hai provata tu? No, non va niente, non va niente. Caspita. Vediamo con questo come va. Super Formula, vediamo un attimo cos'è sta Super Formula. Io volevo comprare il go-kart, ma... Quando volete provare la gara, ditemi. Sharder, tu scrivi in chat. Sharder, scrivimi che io ti so subito... Ah, anche questa... E invece, ragazzi, la Genesis GR3 della Hyundai, com'è, secondo voi? Boh, quello non lo so, non l'ho mai provato. Sai che la provo io, allora? Dai che ce la compriamo. Comprata, dai. Dopo ti faccio sapere, andiamo a provarla. Ok. Guardate i giochi di auto, in auto, è una figata. Guardare un gioco di auto in auto è una figata, è vero, Maurizio? Eh sì, direi proprio di sì. Oh, però vai piano tu, perché non si sa mai che ti prenda la foga. Buon lavoro, amico mio, perché buon lavoro, noi cazzeggiamo. Sì. Noi cazzeggiamo. Faccio una buona pizza. Caspita. Io al tuo pizzaiolo di farci una pizzeria incredibile, sì, 1000 passa chilometri. Penso che arrivi calda proprio, caldissima. Sì, come appena preparata. Sì, uguale proprio. Mi raccomando, sempre le foto a Marco, Sempre le foto, così almeno me le sogno di notte. Sì. Allora, Gran Turismo, che cos'è Gran Turismo? Showroom. No. Ma c'è go-kart! Ci sono i go-kart. Ma non l'avevo visto che potevo comprarlo. Costa anche poco, 10.000. Ma io pensavo di no. Facciamo una dopo con i go-kart. La curva, il monitor. Sì, dai. Sfracello. Cosa dici? No, non fare il botto, Maurizio. Maurizio, no, Poi io sto girando in tondo e non sto toccando neanche il volante. Oh, Maurizio ha scritto, raga. Aspetta, che devo beccarlo qua sul computer. Allora, giro lo sterzo, quando vedo la curva in monitor e mi sfracello. No, che bello il go-kart. Oh, io non sapevo che c'era la parte Gran Turismo però, che vendevano le macchine Gran Turismo proprio. Vai Madness, devi giocarci. È un ragazzo qua in chat. Ciao, grandissimo! Devi venire a giocare a Gran Turismo, Madness. Ciao amici di Twitch! Stiamo facendo due live insieme, per quello che sentite un po' così strano, Grandissimi. La Lexus GR3, ragazzi, La Lexus GR3 non è niente male, ma io dovevo comprare la... Io sto facendo la prossima... Con go-kart, sì, muore. È vero, hai ragione, Morris. No, Madness. Maurizio dice che la prossima dobbiamo farla con i go-kart, Lo devo comprare, dai, compro, Sharder. Compratelo tutti. Sì, infatti, dai, 10.000 possiamo comprarlo tutti, ci sta.
Ok, andiamo a correre, raga, eh. Vedi? Guarda sta GR3. Io non c'ho, non ce l'ho. Non riesco a fare ma i tempi oggi. Giochi... Io ho vero, preso hai ragione. Master T80 sì? Tarocco e gioco con quello. Lo paghi 80€ di seconda mano. Nismo, Nismo. E c'hai il pedaliere volante. Ah, io c'ho questa. Però non ho la GR3, eh? Aspetta, però. Il problema è totale, che io volevo comprare la Pagani. No, ragazzi, io volevo comprare la Pagani. Allora, ditemi un po' quale vi no, piace. No, noi giochiamo da PlayStation. Non ti ricordi che giocavamo assieme? La Zonda o la Huayra? Ragazzi, quale compriamo? Quale compriamo? Dai. Zonda o Huayra? Huayra. La Zonda è bellissima, eh? Io direi di comprare la Zonda. Ma sì, dai, compriamo la Zonda, poi compriamo anche quell'altra, noi che ce ne frega. Oh, ditemi quando posso partire. Questa è tanta roba, ragazzi. Io intanto faccio i cerchi nel grano. Ok, allora andiamo subito a provare. No, questa non è niente per me, 1,40, non c'è scritto più, eh. Ok, andiamo a provarla. Subito, andiamo a provare subito là. Il Lago Maggiore, dai. Sì, vai partire, dai. Vai, andiamo al Lago Maggiore e proviamo sto bolide. Vediamo un attimo come si comporta, ragazzi, eh. Perché abbiamo fatto un pomeriggio a comprare macchine, incredibile. Bella, amici miei. Vedo non frena, amici miei. Mi sa che devono andare a... No! Niente a fare con cane, anche se vieni. Si sono incappretati, si sono... No, senza giocare, senza volante, assetto corso, gestibile. Madonna, questa tonda. Ma Sharder, ti ha scritto? Se si può far gara. Sharder? Mi chiedono se puoi far gara. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Ah sì, ciao. Sì. Se vuoi cerchi Filbo 69, mandi l'amicizia e inseriamo io. Puoi partire. Charter ha detto puoi partire, ragazzi. Pellegrino. Vai. Ciao amore mio. Occhio, mettetele dure, eh. Allora, qui probabilmente le gomme, ragazzi. La vista Silvo 69. Ho le gomme da concessionario. Come leggi, eh? Il nome solo col 69 davanti. Hai capito Phil? Che è 69 lui, eh? 69, Hai capito? Per pulire le attrezze. Ciao amici Twitch, benvenuti ragazzi. La Pagani è tanta roba, tanta roba anche la Pagani, amici miei, sapete, Phil, Kevin e Chad, tanta roba la Pagani, eh? La Zonda R però, non quella la Huayra. L'ho comprata adesso perché un ragazzo mi diceva di correre con questa Zonda qua ieri, e il dottor Master, che ne sa, sì, ha detto Charter. Ma sia la che tanta roba la Zonda o sia la gara che state facendo voi? Forse alla Pagani capita. Ok, ha un po' di quella stupidata che quando vai a frenare un po' in curva ti va via, però è leggera. Oh,
Phil, Phil, anch'io. Sto dietro. Ah, no, io l'ho fatto per far passare Sharder, perché sennò sapevo che mi inculava. Anch'io, sì, proprio quello l'ho fatto anch'io. Però ormai lo conosco. E poi Sharder si lamenta di me, eh? Alle sue manovre poliziesche. Oh, sei impennata, ragazzi. Io voglio provare a vedere se che gomme avevo, eh. Perché sto sentendo le gomme che sono un po' al limite. Sentite anche come vibra il Volans. Allora, se va di potenza magari riesco anche a fregarmeli. Ah, la prima è una Zonda R uguale alla mia. Vediamo se di potenza me la frego. Un po' di... Oh! Sì, sì raga, sì raga. Ah, ma quanti giri è? 3? Ah, vai a il paese, scusate amici miei, non avevo visto che c'era un altro giro. Ho fatto dritto, ho fatto, vabbè, ci sta. Ma da quando sono 3 giri, scusami? A volte mette 3 giri, a volte 2 giri sto gioco. Avete notato anche voi, raga? Sì, è sempre 2 giri il lago maggiore, invece con la Zonda mi ha fatto 3 giri, non l'avevo neanche visto io sinceramente. Ah, ok, finita la gara, ti aggiungo. Ecco, adesso sono andato okay. Per leggere il messaggio. È un casino leggere i messaggi e rispondere e giocare, eh? Vero? Phil? Sì, sì. E io sono diventato abbastanza bravino, ma... Ma a volte... è stato lo spinnato anch'io. E intanto Sharder, se la gode lui. A me è andato, vado sotto l'auto, vado. Bucategli le gomme, bucategli le gomme. Madonna, al Lago Maggiore quando si arriva sul pezzettino si impenna anche. Anche a voi succede, ragazzi? Al Lago Maggiore? Porca miseria, incredibile. Kevin, vieni a vedere la Zonda come si comporta. Bella lì, raga. Un po' di erbetta non fa mai male. Allora, è veramente gestibile anche questa Zonda, eh? Quasi quasi la provo sul Sardegna e andiamo a vedere se riusciamo a fare come diceva il grandissimo dottor no, l'ho detto prima, come si chiamava per ragazzi l'ho detto un minuto fa, dottor... no, non me lo ricordo. Scusami, l'ho detto prima il tuo nome ma non me lo ricordavo più. Sì, la Zonda mi piace ragazzi. Guardiamo un attimo dietro. Anche Maurizio. Ciao, 5 minuti ragazzi. È la prima volta che provo la Zonda R ragazzi, questo proiettile. Guarda che bella. Oh, Orazio Pagani, eh. Pagani no! Era un faceva un giocatore una volta per macchine più piccole, a un certo punto si è messo a costruire le sue macchine, Orazio Pagani ragazzi, e da quando è cominciato a fare le sue macchine, che orata. Fare sempre lì è sempre con la curva, c'è niente da fare, un odio profondo per quella curva. Voi siete Interlago, spero, raga? Sì. Che peccato che lo dicevo. Tu lo sai quante sportellate vi davo? In 15 giri? Ero sempre fuori, sicuro. Dei esagero adesso. Sportellare non vuol dire uscire fuori. Vuol dire toccarsi dentro, darsi i bacini, no?
D'amore. Quanto amore per Marco. Allora. Adesso sono interessato alla mia pista che odio in questo gioco. La mia prima pista che mi fa cagare. Ma perché non c'hai la macchina? Guarda che Interlagos è bella. No, 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 mi piace proprio. Di sì, sì. Provala con la, scusami, fammi la cortesia. Provala con la Mitsubishi o la Subaru. Provato, non mi piace. Ah, l'hai provata anche con quella? Ah, ok. Sì, sì. No, perché la Peugeot fa schifo così. A me non piace neanche un po' proprio la Peugeot. Compriamo lì il limitatore, amici miei, perché se poi dobbiamo andare in certe gare che non ci fa entrare. Ah, c'è anche il turbo compressor. Quindi aumenta ancora. Ah, aumenta la rigidità della carrozzeria. Ah. Ok. Mi vuole proprio far spendere soldi sta zonda, eh? Sta zondina. Ok. Adesso lo recuperiamo. In più risparmiamo anche benzina adesso, vedrai. Preparati, Sharder. Ok. Oh mio Dio. Speso un botto. Quanto ho speso per mettere a posto sta macchina? Scusate, raga. Non... ho visto calare i miei soldi in modo drastico. Vabbè, fa niente. Andiamo a fare la gara da 700.000, dai. Proviamo con la Zonda. Perché ieri è venuto l'amico dottor... Se vedi Pellegrino, vedi come ha imposto le curve. Sì, ma è tutto il fatto di allenarmi un po' sulla pista. Sei serio che devo tirarla giù di uno? Di uno. Ho dovuto tirar giù di uno di potenza, ragazzi, perché era 800,55. È incredibile. Dai, dai, corriamo, amici di Twitch. Deve essere sincero, perché ci vengo tanto. Oh, Kevin! Che coppa, che coppa, che coppa! Ciao amici di Twitch! Io ho te, no, no. Sì. Oh, non frena però. Quindi metti dentro, vedi, ho fatto la curva, la faccio così, no? Sì, sì, sì. Ma io l'ho scritto baffa adesso. Volendo, ho detto. Ok. Oh mio Dio, oh dai. Devo mettere un po' dietro, allenarmi, no? Non mi fermo la mano. Sì, sì, certo. Sì. Però un pezzo di cielo con la volendo solo. Io gioco per perdere, fare così e basta. Madonna, allora, mentre prima questa pista della Sardegna era veramente un piacere farla con la McLaren BMW, con questa Zonda è un po' meno piacevole, eh? Ti devo dire la verità. Oh mio Dio. Ma dai, ma è possibile? La Zonda, ragazzi, fa due giri. Ma no, ma quanto consuma di benzina? Fa due giri in Sardegna. Ma come? Ma 15 giri mi devo fermare tre volte? Ma come ha detto quel ragazzo là? Ma come è possibile che quel ragazzo mi ha detto che la faceva con questa? Può essere che la fa perché va molto più veloce. No, non troppo, nel senso, sì. No, l'ho spinato di nuovo. Gli dai via un po', il rettilineo. Via, recuperare di nuovo. Mannaggia, oh. Che gara che devo fare. Ho detto, mi metto dietro a Sharder, no, così non consumo una mazza. No, devo tirare sempre. La mia tattica va in mona. Allora là, viaggia come un matto. No, è perché l'ho spinnata la curva. Ah, fattibile, adesso 8 secondi, il doppio di prima. Fattibile con la Zonda.
però è una cosa impressionante, cioè, ma è possibile che mi consuma così tanto? No, un consumo veramente... Ah. Allora, sei bellina Zonda, ma ho speso anche fin troppo per te e non ne vale la pena. C'era una BMW, ragazzi, che è una Mercedes, fatemi vedere un secondo, solo un secondino, poi andiamo a correre. No, niente, una Mercedes, sto facendo troppi errori. C'era una Mercedes. Ah, ma le Mercedes si può comprare solo una macchina, raga? Eh sì, non ce n'è. Gli altri che le regala al gioco o si comprano usate, non ce n'è di Mercedes. Solo una nel Brand Central, vabbè. Io farei una cosa fighissima, ragazzi, perché non ho speso 9 milioni e mezzo per nulla. Andiamo a farci 800.000 crediti con la McLaren. Dai, mi voglio così, ragazzi, belli tosti, ragazzi. Allora, vediamo un attimo. Sardegna. Bene, abbiamo ancora la possibilità di riprenderlo. Vai. Ci facciamo un World Tour in caro 800, e poi magari ci salutiamo e vado a fare un po' di video sui settaggi, Volevo fare proprio dei video sui settaggi. Bravo. Così dopo sentiamo anche noi. Sì. Comincio con la Lambo GR3 per poi di volta in volta fare anche magari la Ferrari F40 e un po' alla volta, insomma, questo sciamotto mi è venuto addosso. Mentre la CLK della Mercedes non si riusciva a trovare un ragno dal buco, nel senso che andava troppo lenta, questa McLaren viaggia. Questo è il motore BMW, Ragazzi mi fanno anche passare, ma gli dico io magari, di grazia. Shard, chissà quanti giri ti mancano per entrare ai box. Grande Sharder, sta scrivendo. Ah, no, non ha scritto. Ti immagini? Si scriveva. No, adesso non credo che riesca a scrivere. Infatti. Se scrive, entra al computer e io lo scrivo. Kawamaki, qui c'è un bel dislivello, un bel un po' troppo dopo un po' sì, infatti domani sera facciamo un bel Warzone live, raga. Questa sera sinceramente non so se portare un altro gioco o se fare ancora un po' di Gran Turismo, dopo vediamo un attimo, perché ovviamente stasera si può anche fare un bel go-kart, go-kart, rally. Rally lo dobbiamo farle prima o poi. Rally lo odio a prescindere da lui, però con la Toyota Lollador, con la Toyota il Suburban mi piace. Beh, lì se rompete le scatole sulle sportellate, ragazzi, allora cioè, veramente che sei sempre tu, però cioè, scusate, lì è sportellamento, ci sto, io ci sto a rally. Ok, un po' di pausa e poi
No, cacchiarola, gli sono andato addosso due volte. Mi sono giocato 700.000, ragazzi. Potrebbe anche essere. Questi i bot, Kevin, si spostano in una maniera che è imprevedibile, assurdo. Perché tu stai dando dritto, loro si spostano verso di te. Mamma mia. Sì, ma poi c'è questo qui che stava facendo la curva a manetta, si è messo dietro, si è impalato davanti, gli sono dato addosso. Quasi gli sono dato addosso. Cioè, adesso mi è venuto addosso, assurdo, ma non si aspettano così. Anch'io non ho mai capito perché stringono. Cioè, sono in traiettoria normale, arrivi tu, stringono, ti buttano contro il muro. Chissà quando arriverà l'intelligenza artificiale, quella strafiga, sì. Lì, raga, è un altro mondo, Secondo me quando la fanno sarà un capolavoro, perché ci stanno lavorando da troppo tempo e non la fanno uscire. Vedi che stanno tardando a farla uscire. Quando la faranno uscire sarà perfetta. Speriamo. Quanta benzina c'ha Sharder? Infinita. Cioè io sono andato al risparmio, non ho tirato le marce e lui non è ancora andato dentro. Che marca è? Nissan. Audi. Hyundai. Non lo so. Genesis? Mi sembra che è Hyundai, Era quella che ti ho detto prima, se la compravo o no, se è buona o no, che voi avete detto che non l'avete mai usata. La Hyundai, sì, insomma Hyundai. Siamo sei sicuri proprio. Che ce la fai a finire con la benzina. Ma Sharder intanto è andato, però ha fatto già un altro giro lui. Come è possibile? Come fa a fare così? Con calma. Ma che ne so io? Settaggio non è. La macchina è magari che oppure sta andando lotta al risparmio. Tanta macchina anche a fare risparmio. Ciao DSC, grandissimo mitico! Sto facendo una bella corsettina di 15 giri per beccarmi i 700.000 lotti, che ho speso come un matto oggi. Guarda che mezzo ho preso, guarda DSC, guarda che roba. La McLaren BMW del 90, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, ma era di quegli anni là. Un proiettile. Sto facendo, sì, pazzesca, ma tiene la strada in una maniera incredibile. Frena bella frenosa, non è proprio il termine giusto per dire una macchina che frena tanto, però è bella frenante, è frenosissima, è bella sportiveggiante, ma anche tiene bene la strada. Guarda, tiene proprio. Cioè, ha giusto 44 secondi di vantaggio. Basta frenare un goccio. E non entra nei box, No, è l'esprime massimo, grazie. Perché poi vedi che anche gli altri non è che vanno piano. Quella è la Nissan GR3, no? Anche quella volevo comprarla, la Nismo GR3. Non l'ho ancora comprata la Nismo. Però con quelle non ce la fai. Quale? Ma secondo me Sharder ha due serbatoi. Lo stavo usando il NOS, ragazzi. Stavo usando il NOS. Con NOS non risparmi la cosa, risparmi la benzina. Ma non lo tolgo in entrare quello che hai messo. No, l'ho tolto il turbo. E allora cazzo. No, turbo è la cosa, no. NOS è un'altra, Hai tolto il NOS, hai tolto? Sì, intro. Ah, certo. Ah, ok. Certo. Ma com'è possibile? La macchina è fatta apposta per Interlagos. Io ho settata per Interlagos così. Meglio di così. Ma è la stessa? Cioè, anche una di quelle che consuma. Cioè, il Peugeot consuma meno di tutte. Invece la Hyundai. Ok, vedi? Siamo già arrivati al Mercedes. E adesso poi gli diamo via. E al massimo devo comprare la mano, la BMW, la compro, la provo. Quale BMW? Quella che ho preso io? La McLaren? McLaren BMW? Sì, fa paura, Kevin.
sto viaggiando adesso e sto battendo una GR3 della Mercedes, sto sdrumando adesso, questo balordo che mi viene addosso. Mi piace, mi piace. No, no, è un capolavoro sta macchina, eh. Comunque mi sta di fianco la Mercedes, eh. E non scoda. Quando freni, frena. Quando imposti la curva, lo imposti senza problemi. Frena, frena. E apre, apre. Quindi è fantastica. Ti ho detto che sto facendo 1,48 a Sardegna, Kevin. Senza usare la Tomahawk. Con la Tomahawk faccio una 29. Sì, con questa qui. Però la Tomahawk è una macchina che è fatta per fare farming, perché con mezzo oriente è assurdo. Se vuoi giocare onestamente, tra parentesi, questa qui ci puoi giocare tranquillo, perché te la giochi con la BMW, con la Mercedes. L'ho appena passata adesso, dopo 6 giri. Arrivo con la Tomahawk X, arrivo, dai. Quella, bella. Comunque non sono andato a vedere il trofeo, sai che stavamo dicendo l'altro giorno del trofeo dei chilometri, non sono andato a vedere se l'ho fatto, ma credo di sì, eh. Di arrivare a 600 all'ora mi sembra c'è il trofeo, eh. Sì. Ce la fai a prendere Charger? Non so, forse sì, però. Però sto giro devo passarlo e non starli dietro. Ma è entrato poi sti box? Sì. Ecco, devo fare un lungo. Porco Giulia. DSC comunque è un bolide, adesso te lo faccio vedere da dentro. Guarda dal muso. E anche da dentro, eh. Questo sono un po' di giri. Sono 15 giri, si fa un pit, perché non uso il NOS, se no potrebbe anche magari tirare un po' più lungo, magari senza fare il pit. E consuma 6 gomme dure. E si corre in Sardegna. La pista della Sardegna esiste nella realtà, ragazzi? O è inventata? Sì. Sicuro? Perché è inventata? È una GR3? Caspita. Kevin, è GR3 o GR2? La McLaren BMW? GR2. GS. GR2. Costa 9 milioni e mezzo e sicuramente tra un po' la toglieranno, perché c'è già quasi da una settimanella, se non sbaglio, se non è proprio una settimana manca pochissimo. Vero Kevin, c'è da un po', Sì. Tra l'altro due giorni quello sta ancora. Un paio di giorni, perché ho visto che hanno cambiato oggi tutte le altre macchine usate, ne hanno messe nuove, comunque ragazzi, andate a vedere. C'era una BMW fighissima. La Mercedes neanche c'è più. No, Mercedes è andata. Sono riuscito a prenderla proprio per fortuna, proprio. Sì, anche quella è figa. La Mercedes CLK. Ho fatto il Nürburgring e tanta roba. Tanta roba proprio. Mancano 4 giri, Da fare a prendere? No. Chiude fuori o... Ho fatto troppi errori. Prima invece di stare ogni volta che arrivavo con la curva uscivo fuori. Poi ho caricato un litro di... cioè vedi un giro di benzina in più che non serviva.
hai perso tempo. Ho perso tanto tempo lì. Bella gara, Sharder. Cioè, lui ha finito, voi state ancora correndo? Grande Sharder. Anche una pista un po' tossina, Tosta, è tosta. Sì. Dai, però. Sharder, riesco, fai tu una pista, dai. Allora, Sharder dice. Ah, beh, l'hai sentito perché è un po' vero. Sì. Okay, lui ci sente, lui. Lui ci sente e ci vede, tutto. Eh sì. Lui vede tutto, ci sente. Posso far entrare un mio amico nel party? Assolutamente sì. Ok, grazie. Può entrare chiunque e giocare chiunque, ragazzi. L'unica cosa è quella lì che ti dicevo delle parolacce. Ok. Che siamo in family friendly, amici miei. In live. Oh, anche tu poi sei live su Twitch, amico mio. Diciamo. È meglio se. Charles ha detto sì, sento tutto e vedo tutto, da guarda che ti buchiamo le gomme, Charles, stai attento, sente tutto e vede tutto lui. Dimmi, Charles, quando hai fatto la pista. Avvisa quando ma hai fatto la pista. Facciamo con i kart, coi kart, vuole farla coi kart. Io adesso vado a terminare questi 15 giri e ci prendiamo 800 milozzi, ragazzi, Sai che c'era una gara? Eccolo. Ciao Andy, mitico! Ciao Andy! È appena ricaricato. Mettendo il microfono. O avrà come tutti succede che quando ti metti, vai a cercare il, come si chiama qui, l'auricolare tutto incastrellato, tutti i fili, è una cosa, tu lo lasci lì dritto la sera, poi lo vai a prendere e è tutto incasinato. Cioè, assurdo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, scrivetemi così vi saluto. Sì, sì, tranquillo. Comunque sta viaggiando come una catapulta questa meravigliosa. Ma una domanda, si riesce a fare? Aspetta. Non lo so, In caso scrivi qua in chat se non riesci a parlare. Sarebbe possibile fare con i kart su sterrato? Ma che roba, non è divertente. Con i kart su sterrato non l'avevo mai sentito. Bella. Aspetta, bella che metto adesso il kart e vediamo se riesco lo fa a fare. Mettere lo sterrato. Le gomme da sterrato. Sì, perché se vai sulla cosa da sterrato e non metti le gomme non ti fa fare la pista. Sì. Allora, grandissimo Andy è uscito, è entrato. È uscito a parlare. Sì, se non, Marco, se non visto che a te che ti piace sportellare, no? Sì, tanto. Dovresti giocare a Breakfast. È certo che l'ho giocato, mica, ho fatto tipo 20 live su YouTube. Bellissimo. Ah, non ci sono le gomme da sterrato per carta. Era troppo bello, Mi sai che ridere, oh. Sì, proprio sarebbe. Oppure potresti fare la gara, sai quella che è tipo 3 km, che è un pezzo dritto, una curva, un pezzo dritto, una curva? Sì. Col kart, 15 minuti. Sì. Che mi ha sentito. Che ridere. È tutto a scire. Non so dirti cosa significa. Prova. Avrà un problema DNS con qualcuno. No, perché ha detto che non gli funzionano, non gli funziona il microfono. A lui parla, non lo sentiamo. Può essere. Non è che magari c'ha il muto sulle cuffie se sopra la PS4, magari. Non so. Perché a me capita sempre, eh. Allora, che tracciato metto, Phil? Che vuoi? Posso scegliere io? Basta che non sia lago maggiore. Posso scegliere io? Dragon Day. È Interlago. È Interlago. Posso scegliere io? Vai. Ci state, sono un imparziale, tanto non sto neanche correndo con voi. Va bene? Sì. Interlago. No, vabbè, no. Ti ho detto Interlago. No, scusate, mi ero dimenticato. Va bene, allora Dragon Trail.
Ah no, no, la gomma maggiore. No, ma no. Ma come? Ma sono le tre più. Va bene, niente, fate Nürburgring, va a fanculo. Dai, 20, ecco, vai, 20 vai. Minuti l'una. Nürburgorino, dai. Dai, Nürburgorino. Nürburgorino. Allora, ragazzi, siamo seri. Come si pronuncia giusto, Kevin, per cortesia, perché mi piace troppo quando lo dici? Nürburgring. Nord? Dillo tutto. E nord? Nürburgring. E poi? Mica c'è anche nord? Ah, è tutto. Questo è il bello, Kevin, che no, cacchio, no, me lo devi sempre dire. Nürburgherino. Nürburgherino. Mia moglie ormai ha dato il nome a questo. Ormai. Ormai è quella. Save! Bannate dal motostop, ragazzi, su cui piace Interlagos. Non piace Interlagos. Grande Save De Maro, grandissimo. Ti devo bannare il ragazzo che non piace Interlagos. Ma così no. Perché no. Chi è grandissimo che Save De Maro. Save De Maro. Grandissimo Save. Ascolta, se non sei iscritto al canale, ma mi sembra di ricordare che sei già venuto nelle mie live. Iscriviti al mio canale, grandissimo. Iscrivetevi ai canali di Twitch di tutti. Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Anche quello del grandissimo Phil, ragazzi. Scambiamoci follow, scambiamoci anche i conti correnti, tanto il mio a zero e il tuo magari un po' più. Il tuo è un po' più sostanzioso, Phil. Quindi. Sì, ci sono da un. Infatti, ma ti avevo già visto Save De Maro, è che non mi ricordo niente, sono, io scusami. Okay. Grandissimo, grazie. Come il kart? No, su Nürburgring non si può usare il kart. Beh, ma dai, ma volete davvero usare il kart? Sì. Che cazzarola. No, perché l'host ha terminato? Che l'host è cattivo. Phil ha sbagliato qualche cosina. Ah, Andy, mi dispiace. Guarda Save che macchina ho preso. 9 bomba, milioni e mezzo. 9 milioni e mezzo, amico. Tu entra e gioca con noi. Quello è l'importante. 9 milioni e mezzo save, 9 milioni e mezzo speso oggi per questo bolide. Guarda che mezzo. La McLaren sì, grandissimo. È costata un mattoncino questo. Un botto. Vai che grande Andy, ci riprova, magari riusciamo a sentirlo. Andy! Vai Andy! E allora lì il problema delle cuffie. Allora, il problema di Andy con le cuffie è come il mio problema oggi per giocare insieme a voi. Si mi scrive come faccio a collegarlo, l'unica maniera che c'è per collegarlo sì, è tramite sì. Il controller. A meno che non c'hai delle cuffie che si possono collegare via USB, allora quelle le colleghi direttamente al USB della PlayStation e ti fa uscire sì, l'audio sì. Hai ragione, dai. Bando l'avarizia del 2,20 euro che costa la benzina e il diesel. Consumiamo di più, dai. L'ultimo giro te la faccio cattiva. Aspetta, tanto quanti giri ho? 8 e 7. Posso farla cattiva anche di più di l'ultimo giro. Lo tiro già giù, dai. E allora non so aiutarla, non so di che cosa sia. Cambia, cambia amico. Ma sei in live, Marco? Sì. Dai. Sto giocando con la McLaren, ok? E l'amico Save voleva vederla come viaggiava senza consumo di benzina ed è un proiettile. Andava troppo piano prima. Mamma mia, vediamo un attimo. Vediamo il tempo, Vediamo il tempo che riesco a fare, grandissimo Save. Ciao amici di Twitch, grande. Benvenuti ragazzi. Guardala, allora, non devo sbagliare. Ha messo il car, ce l'ha fatta. Ah, vedi, no, dai, simpaticissimo. dai, beh, via beh, la gara, Phil. Ci provo. Aspetta, che ti disco questa. Guarda, ma tanto vai. Non funziona, vedrai che non funziona. Sì, il go-kart l'ho comprato. Allora, adesso ci provo. Mancano 2 giretti. Oddio, inguidabile. Sì? No, non dirmi questo. Sì, preparati. Oh mio Dio.
Vediamo un attimo com'è. Sharder, ma tu parti già così, cacchio, fai il riscaldamento almeno. Cazzarola, questo qui ha frenato in curva. Sto scemo. Sharder c'ha il tentaccio per Gokart. Ha il tentaccio di Gokart, Sharder. Sì, sì, c'è anche quello. E ha preso il Gokart quello che consuma meno degli altri. Sì, sì. Certo che io vorrei proprio vedere una gara di go-kart sul Nürburgring. Bisogna fare, secondo me bisogna andare in giro col bustino della Benz. Sì. E ogni tanto si deve fermare a fare il rabboco. Ecco, sono già fuori. Allora, ma sono 1:45. Tornato in pista. 1:45. Ma come fa a andare Sharder così? Col cretinozzo che mi è venuto davanti, Ah, Andy corre con i kart, ragazzi. Hai visto come proprio corro io con i kart? Grande Andy. Boom, niente, posso comprare la BMW. Aspetta che compri, comprala. Controllo di trazione, quanti soldi per questo? No, veramente qua diventa ingestibile. Vediamo anche senza controllo trazione. Sarà un po' da piangere adesso per drazzare i soldi, però. Sono la seconda, prima è strozzatissima. È vero. È vero, è vero, sei. Intanto Sharder se n'è andato a 23 secondi di vantaggio dal secondo, che è il sottoscritto, che va a zigzag e va per campi, e non è no un... ma veramente sto andando a zigzag. Mamma mia, cioè tu vuoi farmi fare una gara con quel robo lì? Sì. E come fa Sharder a andare dritto così? Non lo so, sta settaggio anche del go-kart. No, si è girato anche lui. Ah, ok, è girato. Arriva Sharder. Ciao amici di Twitch, grandissimi! No, sono uscito anch'io! Da 44 a 48. Oh là là! Eh sì, è aumentato di tantissimo, Con la McLaren... BMW. Sono 9 milioni e mezzo, sono 10 milioni, Sono tanti soldi. 10.000! Sei un poveretto! Dov'è il Gokart? Tra quelle della GT. Il Gran Turismo Giappone, Gran Turismo. Infatti anch'io non l'avevo mai trovato, non sono mai andato dentro a vedere quello del Gran Turismo perché pensavo che era un gioco. No, Sharder, bolliamo perché è veramente ingestibile qua. Davvero? Abbiamo visto, sì. Ingestibile. E se facciamo un Nürburgring con le McLaren? Non se ce l'hai tu? Tutti e tre, sì. Tu ce l'hai la McLaren, la Formula 1, questa qui? La Formula 1, no? No, la McLaren, questa qui, un motore BMW da 9 milioni e mezzo? No. Perché Sharder ce l'ha. Mica ho tutti quei soldi. Devi farmare un po' col mio video, devi farmare, amico mio, devi farti un po' di... No, già hai impostato il tuo video, già controllato tutto. Ah, bravo, devi farti un po' di garettina e comprarla, Come fai a rimanere senza questo bolide? Povero Andy, non arriva, mi dispiace. No. È talmente piccolo sta... Guarda, non si vede neanche. Là, addirittura. Questo fa anche i soldi. Non si vede neanche, non vede i soldi. Dai che andiamo a vincere la gara, easy. Un'ora e 10 e ha fatto 100 ore di gioco. Madonna. Prova ad andare a fare il Sardegna con questa, Kevin, quando c'hai voglia. Perché guarda che si vince easy e viaggia come un proiettile. 1:43 ho fatto adesso. Chiaramente con quell'altra. Con quell'altra si fa prima, Però questa è un mezzo, questa è correre davvero, cioè capisci quello che voglio dire? Ho fatto 40 milioni. Oh, Sharder che arriva al contrario! 727.500. Vai! 800.000. Grandi. Oh, vi faccio vedere un pezzettino di replay, dai. Sharder. Qua se freni ti inizia a girare. No, allora io non voglio.
devi potenzializzare la frenata, tutto lì. Ma voi quando... quando giocate tanto non vi viene da dormire? Sono io che sono troppo vecchio che vi viene da fare il pisolino? Eh? Ah, non vi viene da dormire un po'? No, anche a noi, anche a noi. Ah, ok, c'è da stancarti proprio fisicamente la vista. Sì, sì. Ah. Ma è come un lavoro praticamente. Guarda che ti stanca. Madonna, ragazzi. Ma sei stancato poi. Ti sei stancato poi? Dai, Andy, vai che prima o poi ce la farai. Prima o poi ce la farai. Alleluia. La sera, Andy, se vuoi, c'è sempre Marco online. Guarda le sue live, mi raccomando. Grande. Oh, intanto Andy. Ciao Andy, grandissimo. Andy. Incredibile. Grandissimo. Perseveranza, vedi che paga. Bravo Andy. Praticamente il problema è che uno dei due controller non prende il microfono. Ah, che bello. Sputtanato controller, 70 euro. Bravo, bravo, bravo. Ma Sharder, aspetta, cacchio, che sto bruciando i... È normale che sento le... Purtroppo non è normale, ma succede. Succede, sì. A volte quando siamo in tanti fa sto problema qui. Quindi sono io. Non credo, è uno di noi comunque. Non neanche voglio distaccare le cuffie prima che facciano bordello. Beh, se non è troppo, io ormai ci sono abituato a questo echino qui che aleggia. Mi devo comprare il carta. Il? Cara. Non so se lo fanno col carta. Sì. Non so se lo fanno col carta. Sì, dove si compra? Vai in Giappone e Gran Turismo. Ok. Comunque quando c'è Grande Fil facciamo le gare, quando vuoi entrare anche a fare le gare come se magari qualche sera non c'è Fil o roba del genere, io non faccio sempre online, però comunque non c'è problema, segui il mio canale e giochiamo anche insieme. Dopo ti aggiungo. Tutto. Se ti fa piacere. Anche un cappazzetto. Quando arriva Alessio stasera mi ammazza. Fatto, dove entro allora? Lobby amici. Sì, lobby amici la trovi. Comunque io non capisco una cosa. Io giocavo allo sport, il set l'ho appena preso. Sì. Tutte queste cose del nitro, delle modifiche, quando entro nelle lobby, devo fare. Ma dipende cosa vogliono fare nelle lobby, dei nitro non le usiamo noi generalmente. E le gomme? E le gomme usiamo sempre quelle sport, no, da corsa dure, morbide o da bagnato, medie. Ok. Se cerchiamo di puntare sempre alle gomme migliori, quella roba così. Allora, lobby... Tanto Charles è andato. Io ho bruciato le lenticchie. Alessia stasera mi ammazza perché ho bruciato anche la ventola. Le lenticchie. No, ma il kart l'ho usato sullo Suzuka Circuit. Sì, quella piccola. Era per provare. Era per fare quattro risate, ma è impossibile. Non è gestibile. Facciamo una gara da qualche parte. Adesso se Sharder blocca. Sharder, cerca la partita. No, deve bloccare Sharder. Esaurita, ecco. Esaurita. Adesso in teoria puoi entrare. Però non so se si può mettere anche altre auto. No, Sharder deve fare un altro lobby. Se no facciamo una gara su Suzuka Circuit. Boh, se vuoi fare Suzuka magari lo mettiamo. Una macchina puoi usare. Ah, qui kart. Guardate la Zonda, ragazzi. Dai, kart Suzuka, dai. La Zonda R ho comprato, ragazzi. È bella, viaggia, viaggia, non è male, amici di Twitch. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Allora. Adesso me lo sogno di notte. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Eh sì, ci sta.
È taroccata, ma che taroccata che cosa, Charles? Ma vai a correre. Che taroccata di che. sul card si può comprare qualcosa da modificare? No, no, mi pare La di no. zavorra. Davvero? Eh sì, la zavorra. È bello proprio il massimo. Il limitatore di potenza. Limitatore zavorra. Idraulico sul card, ma che Bellissimo. È come spendere 10.000 per buttarli via proprio. Sì. Ma poi io corro con i card sulla realtà sono completamente diversi, questa è una merda. Sì. Cioè, o hai un volante professionale con una pedaliera professionale che Ma ti io passa tu lo sai come sono messo. Io ho il volante, ci ho messo una sedia dietro attaccata al letto, perché sennò non ci arrivo. Poi davanti alla sedia da gaming, una sedia minuscola attaccata alla sedia gaming con un cuscino dietro. Poi c'ho davanti la pedaliera, però la pedaliera era troppo lontana, quindi ho dovuto mettermi una scatola dietro la pedaliera. Allora, complimenti, complimenti perché ti sai inventare. E anch'io faccio così, faccio i cartonati, faccio le cose fighissime. Però ti dico che non è proprio il massimo, eh? Direi. Magari con una sessantina di euro su Amazon te lo prendi un reggio come il mio che ho comprato per star Sì, sul anche io ho divano. comprato un reggio. Sì, 60-70 euro, adesso poi Mi sono dipende volato perché. sopra e mi sono seduto sulla sedia. E sono proprio belli stagni, eh? Sulle 70-80 euro ne trovi che sono belli, Cazzo è belli successo? robusti. Vediamo. Mo parto per Jesolo, che è una gara. Oh, bella. Gara proprio, grande. Mio zio faceva le gare. Poi carte? Ce l'aveva qui a casa, ne Adesso aveva aspetta che 4 o entro io. 5. Ne aveva sempre 4 o 5, ma mi ricordo che ha smesso perché continuava a spaccare roba e costava un botto. Già ai tempi, Sì, eh. sì. Io Era sono dopo una che casa passa. produttrice che fai telai. Vedi, Vieni, cioè, vieni. costa un botto il Vai, carter. dì, dì. Come sto entrando, mostra solo. Grande. Marco, non entri? Ah, mi sono dimenticato, ma adesso stacco, raga. Scazzarola, mi sono dimenticato, scusami, Charder. Stavo provando questo mezzo incredibile. Però, lo stavo dicendo prima, probabilmente sei stato disattento, Charder, e questa cosa non va bene, non va benissimo. Sei stato molto disattento, che stavo dicendo agli amici in party, che sono veramente stanco. Che non ce la faccio neanche star dritto in strada perché sono veramente stanco. Tanto Bella ragazzi. posta macchina, eh. Vieni con Quale, i quale? kart e vedrai che dritto Ah, non stai. Sì. Controllo trazione a zero. Come fai? Voi quanto avete messo il controllo trazione? Io il controllo di trazione l'ho messo al massimo adesso. Oddio, vai, vai, aiuto! Hai visto che bella che è? La McLaren? No, sto go kart adesso. Devi sfumare, amigos. Io Ti lo metto a scuro, ti zero scuro. il controllo trazione. Non ti buco le gomme, Shard, sei scusato, dai, questa volta. Madonna, che bella sta BMW. È un vero rottamino. Bella, bella, mi piace. Comunque ho Ma sbagliato come circuito, non era cavolo? quello spiegato. A quello corto? No, non so, si chiama in un altro modo, forse. Hai sbagliato il circuito, Sharder. Dicono che hai sbagliato il circuito. Oh, ma che è sto coso? Proviamo a diminuire adesso che può. Ah no, qua ce l'ho a zero il Hai controllo visto di come va trazione. bene? Come è bella? Riesco a tirare Kevin? dritto lo stesso. Sì. Come si fa a fare? Come è scritto sto coso? Comunque ragazzi, è vero che Gran Turismo 7 non è simulativo, è una via di mezzo, non è arcade e non è simulazione come Vabbè, questo sì. Assetto corsa competizione, ma non so se voi ci giocavate Assetto, è un po' una rottura, eh. Cioè Assetto veramente No, sempre Assetto non riuscivo neanche Ma a Marco, hai fare visto il le replay che ho pubblicato? Quale? Che io mi dimentico di Quello fare tale su cosa. YouTube? Tu hai pubblicato un replay su YouTube. Io sono andato a vedere il tuo canale, ma non mi Sì, ricordo. sì. E cos'è Il che ho video che ti ho visto? mandato su E WhatsApp. cos'è che era che non me lo ricordo più? Era dei replay Sì, che che ho c'erano tutti. fatto. Sì, che c'è tutti gli Hai spezzoni. visto? Sì, l'ho visto, l'ho Sì, visto, te l'ho sì, anche sì. E scritto. dopo il Nürburgrino nel finale. Sì. Ed è fantastico perché ha un realismo quasi, cioè, quasi reale. Sì, ma Ed è infatti è bellissimo fighissimo. guardare il replay. Sì. Ma io, guarda, più di una volta passa mia mamma, no? E magari non. A volte non gioco col volante, perché se gioco col volante vede che sono io che sto giocando. Gioco col pad, no?
se sono stanco, non c'ho voglia, passa dentro e fa: ma stai guardando la gara di Formula 1, no? Perché, vabbè, mia, cioè, così tutto Formula 1, no? Sai quando non sai le cose. E allora, cazzo, mi dico: no, mamma, che è il gioco, no, ma guarda che sembra la gara, cioè, ma davvero, se sì, uno arriva da fuori, perché noi sappiamo, lo vedi sempre, sai che le texture non sono proprio realistiche, gli omini, ma se tu lo guardi da fuori è impressionante sto gioco. Io non vedo l'ora che arrivi Forza Horizon 8, Forza Motorsport 8, scusa. Perché se come dicono che vogliono farsi la guerra, tra parentesi, Polifoni e che non mi ricordo come si chiama l'altra marca che ha fatto, sarà un giocone anche quello là, raga, quindi vedo l'ora. L'unica cosa... li giocheremo tutti e due. Esatto, l'unica cosa... Beh, tanto l'altro c'ho il pass per 2 anni e mezzo, quindi non c'è nessun problema. Il problema reale è che il G923 è per la PlayStation e non funziona perché ho già provato con la Xbox. Il problema mio è quello. Devo comprare... Vero, quello è per... io non ho l'Xbox. Io devo provare, mi hanno detto un ragazzo che vendono una specie di aggeggino che te la fa funzionare anche sull'Xbox, però non so prima di tutto dove trovarlo, perché su Amazon non c'è. E il secondo non so se magari ritarda, cioè mettendogli un accrocchio, capisci? Non so se poi è preciso come così diretto o no, quindi boh, non so, speriamo bene. Comunque fatto sta, indipendentemente dall'Xbox e da Forza Motorsport, Gran Turismo a me piace tantissimo, veramente bello, veramente bello. Non ho trovato ancora un difetto a parte le stupidate lì che hanno tolto, cioè le stupidate fatte per raccimolare un po' di soldi, no, loro, cioè che hanno tirato via i premi, ma io proprio, sì vabbè, anche oggi non sono riuscito a entrare nell'online, ma magari è un problema mio, non è un problema del gioco, cioè capisci quello che volevo dire, Phil, no? Cioè, non so se è un problema proprio del server, perché voi state giocando, quindi è un problema anche mio, roba di... però non, io non ho trovato difetti. Senti quella cosa là che ti ho detto? Eh sì, dovresti dirmela perché io non me lo ricordo cosa mi ha detto. Il DNS di cos'è? Vai, lì non so cosa fare, devi cercare su internet. Ma io gioco con voi, è proprio oggi che non giocavo con voi, io non riesco a giocare con Kevin. Forse è quella la cosa, infatti adesso, ma voi siete dentro comunque? Dai, sì. Prima di staccare... Allora ragazzi, prima di staccare andiamo un attimo a vedere se riusciamo a giocare con loro. Un minutino, poi entro dentro, do 4 sportellate, li faccio andare tutti fuori strada e esco. Vediamo se è una questione proprio che io non riesco a giocare con l'amico Kevin, che l'amico Kevin è dalla Germania, ragazzi, non si scherza, non si scherza. Tanta strada, forse perché il server deve andare lontano e non ce la fa. Ma le gomme ce ne sta solo una per i carri. Sì, adesso qua sì, te l'ho impostato così. No, fai bravo. Comunque sì, no, poi è... per i carte ce n'è solo uno, sì. Sì, dai, il kart è una roba in di più che hanno messo. Non penso neanche che abbiano visto la fisica reale del kart per quello no, lì. No, ma sì, ma in effetti... L'ha messo così per ridere, per farti qualche partitella a sportellate. Ah, ma ha messo la... Però il kart appena tu esci di traiettoria a voli, perché lo so. Sì, sì. Ma in più se ti becchi la ghiaia, no? In retro, cioè col culo, ti butta dentro invece di buttarti fuori. Ogni volta che vado sulla ghiaia, bam, mi butta fuori, mi butta dentro, scusa. Interessante. Comunque stavo dicendo prima Andy che mio zio correva coi kart, ne aveva 5, ne aveva. Perché li metteva a posto qua giù in garage davanti a casa mia. E si era talmente rotto il cazzo di spaccare i motori. Perché poi era bravo, non è che. Ma guarda che non, si rompe perché si rompe. Non me lo diceva mio zio. Fa, non è che si rompe perché sbagli. Sì, se sbagli la cambiata con le cose lì, lo spacchi. Ma se no. Magari abbiamo fatto 70 piloti. C'erano nella mia categoria. Mamma mia, ragazzi. E mi hanno buttato fuori. Basta un tedesco. Cioè, vedi che. È come giocare a Gran Turismo, allora. C'è sempre qualcuno che ti spacca. No, tu hai idea, perché allora, tu sai come sono le partenze del car. Allora, andavo tanti anni fa, sinceramente, però non me lo ricordo. Tutti attaccati in due file, a mezzo millimetro, che ti tiri bottarelle sui parabrezzi, ok? No, tutti ma ragazzi, attaccati, il pilota automatico va più bene di me. E quindi praticamente quando parti il tipo ti è venuto addosso, basta, finita la gara. No, poi quando parti, che ci stanno 35 piloti la griglia, sono tutti a incrociarsi i traiettori in curve in 20, non si capisce più niente. È anche pericoloso, anche.
Sì, io ho visto gente che si è piegata la gamba all'incontrario. Kurt, sì. Ma tu sei quelli un po' comunque con la carena, anche se è plastica, vabbè, non è che sia chissà carena, o sono anche quelli che vedi proprio le gambe, sono i car come quelli che c'aveva mio zio? No, i miei sono aperti. Io sono attaccato. Ah, sono aperti, vedi. C'è solo il musetto davanti. Eh sì, basta. Che il musetto, se non ricordo male, c'è il serbatoio della benza, no? No, il serbatoio della benza è tra le tue gambe, sotto il volante. Sì, sotto il volante lì in basso. Poi allora, fare, sì, mentre giri ci stanno le chiavette che devi girare con le carburazioni. Sì, beh, adesso tutto non me lo ricordo perché sinceramente ci correva tanti anni fa mio zio, però ha fatto anche short track, ha fatto mio zio. Cioè, facevo da uno sport all'altro, motoristici, uno dietro l'altro. Io conosco piloti, non sa scherzata che ci arrivano in Formula 1. Sì. Conosco uno che si chiama Kimi Antonelli, che ha il contratto con la Mercedes F1 fino al 2028. Grande. Conosco il figlio di Trulli. Ah, figo Trulli. È bravo Trulli, mi piace anche conosco come pilota. Conosco il proprietario di Acqua e Sapone, che figlio con... Oh, hanno aperto l'acqua sapone di fianco a casa mia. Fammi fare lo sconto. Ti immagini? Fammi fare lo sconto. Un buono regalo. Conosco pure uno che si chiama Tiburashid Rashid Alderi, che il padre è uno sceicco. E non vede mai tutti. Siamo molto finito qua. Grande. E fammi conoscere anche sto sceicco, va, che ho bisogno di un computer. Non vede più da 2 anni, quindi vede. Ah, hai visto le foto? Basta che mi compro un computer, gli faccio pubblicità sul canale di Marco. Tiburashid automatico. Ma che roba. Sì, posso facendo. Andy. Oh. Usi l'automatico? No. No? No? Ti dice che è con l'automatico? Strano. No, cambio io quello. Allora, un bug del... Te lo giuro, che schifo l'automatico. Oh. Piano, che l'automatico ha salvato tante vite e tante famiglie. Ah, beh. Sulla nuova pista lì... Ti salva. Quella per farmare. Allora, falla senza cambio automatico e poi me lo racconti. È un giro solo. Allora, Charger ha detto: ragazzi, siete tutti scarsi. No, non è vero. No. Ha detto, finisce questa e va. Oh. Io faccio l'ultima, 2 giri. Sto provando la Subarozza, quella che mi hai fatto prendere tu, Phil. Bella, sì, mi piace, bravo. La Subaru, bella, mi piace. È come la Mitsubishi però, non ci sto vedendo una gran differenza, sinceramente. Bella uguale. Non è che montano lo stesso telaio, magari. Non dovevi venire a tirare quel carro? Non mi fa entrare. Tutto è testimoniato, non mi fa entrare. Tutto è testimoniato. Non mi fa entrare nella cosa di Charger. No, ma adesso non c'è... lo so, l'ho provato adesso. Ah. Dopo, se vuoi vedere la mia live, ho provato ma ho fatto il solito errore 8000 e che ne so io. Oggi è andata così. Normalmente quando giochiamo a cazzolina, nel senso che non c'è niente da fare, funziona tutto, va perfetto, entriamo, facciamo, dispiamo, cambiamo 50 piste. Oggi che volevo proprio fare la live seria, non funziona, vabbè, siamo così. Vabbè, l'importante è che domani sera riusciamo a fare la live col grandissimo Morris, Lord e il mitico Pippo, il dissociatore, a Warzone. Facciamo una bella livettina a Warzone domani, tanto per cambiare, per non far sempre Gran Turismo. Vi aspetto tutti ragazzi sul mio canale, Warzone insieme al grandissimo Morris. Dei culesh, quindi ho detto tutto ragazzi, quindi venite a vederlo, ok? Che bravissimo. Invece oggi abbiamo giocato con suo papà, Maurizio, che è bravissimo anche lui. Ragazzi, riesco a star di dietro a loro. Sì, grande, dai. Sì, no, ma dietro proprio. Ah, dietro tanto? Sì. Oh, c'è solo un giro, ma loro di sicuro riescono a doppiarmi. Oh là là, anche a me. Dai, chi vince? Chi ha vinto? Andy. Grande Andy. Vabbè, sti cosi fanno schifo. però hai vinto. Farà anche schifo. Bravo giovane. Io se riesco a tagliare il traguardo. Se Charles c'aveva la scia, mi rimaneva dietro. Sì, ce la faceva? Sì, perché stava 2 secondi e... Ah, ok.
gamba aperta. Cambiamo macchine, Sharder, perché Sharder ha detto facciamo questa andava, quindi Cefalo okay, allora faccio la... io l'ho. Esatto, bravo, perché me l'ha scritto però proprio. Però io non c'ho macchine modificate, niente. Boh, non importa, metto soldati predefiniti. Allora, Andy, se tu vuoi fare soldi facili, ma correndo, ok? Io ho fatto un video sul mio canale YouTube dove spiego esattamente come fare, come settare la macchina, sì, che sì. macchina comprare, e ti fai 827.500 crediti in 22-24 minuti, eh? Se ti può interessare, vai su Marco Drums Games su YouTube, ok? Sì, sì, vado a vederlo. Che circuito vuoi fare? Per me è uguale, Monza mi va bene. Anche allora ragazzi, io saluto il grandissimo Phil, saluto il grandissimo Charles, saluto il grandissimo Andy, saluto il grandissimo Kevin, ciao a tutti ragazzi, venite sempre nella mia live che siete sempre ben accettati, fatemi un abbonamento a Twitch, datemi il vostro IBA, certo, certo, 8:30, 9 perché oggi è domenica, magari sai mangio un po' di Marco Drums Games, dappertutto. Su tutti i social, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, WeChat, Pinterest, tutto quello che esiste, Discord. Però perché, quando scorrevo nella chat di Gran Turismo delle live, tu non c'eri. Impossibile. Ho avuto una live con 176 persone dentro. Impossibile che non mi hai visto. Davvero? Ci stai ancora in live? Sì, sì. Sì. Com'è? Marco Drums Games. Bravissimo, sono io. Fatto. Grande, grazie per l'iscrizione, grande, grandissimo Andy, dai, così poi dopo io faccio una cosa, ti aggiungo anche tra gli amici, ti metto nel gruppo qui che abbiamo il party, che sono tutti gli amici che giochiamo a Gran Turismo, ok? Così quando poi ci becchiamo, allora io stasera se non dovrei fare Gran Turismo, però non so se faccio l'online o no, adesso devo vedere un attimo perché sono talmente stanco che ho giocato tutto il giorno, io ho 44 anni, voi siete ragazzini ma io no, quindi non lo so, se no faccio un altro gioco. Comunque se per caso mi vedi, entra in chat di Twitch, mi scrivi, così se organizziamo te lo dico già direttamente in live, così andiamo a farci un po' di bagarre, perché se magari non ho tanta voglia di correre online o sono un po' stanco, faccio un po' col computer, sai, almeno il computer va un po' più lento, è un po' più tranquillo. Va bene. Allora, amici miei di Twitch, io vi saluto, vi raccomando di iscrivervi al mio canale, grandissimi, anche al canale YouTube, ok? Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo stasera, 8:30, 9, perché oggi è variabile, è domenica, quindi ragazzi non stiamo proprio lì col contagoce, e ci vediamo stasera alla Mega Live. Allora, amici di Twitch, grazie mille, ci vediamo alla prossima. Marco. Ciao, ciao a tutti amici, ciao grandissimi, ciao. Ciao anche voi dei party, ciao. Ciao. Ciao, critico Kevin. Andy, se vuoi...